lunedì 15 ottobre 2015, io sono Fabio Ranfi e questo è Good Morning Milano. Buongiorno a tutti e ora vediamo le notizie principali della città. Mario Mantovani, arrestato ieri con l'accusa di corruzione, concussione e turbativa d'asta, si è dichiarato estraneo ai fatti contestati e ha deciso di autosospendersi dalla carica di vicepresidente della Giunta Lombardia. Lo ha dichiarato nel corso di un colloquio col suo difensore, l'avvocato Roberto Lassini. È previsto per questa mattina presso il carcere di San Vittore l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP Stefania Pepe. Il Colacons ha inviato una diffida alla società di Expo 2015 a causa delle troppe file all'ingresso dei tornelli e di alcuni padiglioni. I consumatori si sono infatti lamentati delle visite a vuoto e chiedono un ingresso gratuito o un rimborso del biglietto. Il Colacons chiede che Expo modifichi con urgenza le condizioni di accesso all'area con ingressi a numero chiuso, gratuiti o a prezzo fortemente ridotto, rendendo a pagamento i singoli padiglioni. In caso di mancato adempimento di tale richiesta si potrebbe addirittura configurare una forma di inadempimento contrattuale nei confronti di Expo 2015. La rete televisiva MTV ha organizzato una settimana di eventi in tutta Milano dal 17 al 25 ottobre, dopo 17 anni di assenza degli European Music Awards nella nostra città. Gli eventi saranno circa un centinaio, tra cui spiccano i grandi concerti gratuiti in Piazza del Duomo del 24 e 25 ottobre. Sempre il 25 si terrà anche un ultimo concerto all'Open Air Theater di Expo, che inizierà alle 21 e vedrà la partecipazione di Francesco De Gregori, con ingresso libero fino a esaurimento posti. E questa mattina a Palazzo Reale 100 città di tutto il mondo sottoscriveranno il Milan Urban Food Policy Pact, il primo patto sulle politiche alimentari urbane che sarà presentato domani al segretario generale delle Nazioni Unite. Per l'occasione è stato organizzato col patrocinio del Comune di Milano un pranzo gratuito per 5.000 persone. L'iniziativa Feeding the 5000 si è tenuta per la prima volta a Londra nel 2009 e negli anni successivi anche in altre città. L'appuntamento milanese è previsto per sabato 17 dalle 12 alle 16 in Piazza del Castello. E con questa notizia è tutto, io vi ringrazio di averci seguito, l'appuntamento a domani con una nuova puntata di Good Morning Milano. A presto!